tutti, eccomi qua ancora con voi con una diretta. Parliamo di capelli, parliamo del tuo cappello, i danni che hanno i tuoi capelli, non li vuoi mai tagliare. Io sono Rosy e mi occupo della salute e la bellezza del tuo capello. Sì, proprio così, del tuo capello. Sono dimenticata di portare il libro per farvelo vedere. Sono anche coautrice del libro Revolution Way, che parla di capelli, che parla della salute del tuo capello, della bellezza del tuo capello e di come mantenerlo bello, sano anche a casa, anche voi, dare la possibilità anche a voi di riuscire a mantenere il vostro capello a casa bello e sano. Oggi parlo del capello sottile che non cresce mai, dei danni, del perché il capello sottile non ti cresce. Tu vorresti farlo crescere, tu che hai il capello sottile vorresti farlo crescere, ma come abbiamo già detto, come abbiamo appena detto, non cresce, niente da fare, sono la stessa lunghezza. Non è una vostra fantasia, eh? È la realtà, può succedere, è un problema che accumula parecchie donne che hanno i capelli sottili. Perché? Perché li hai colorati? Perché magari hai numerosi colpi di sole? Perché ti piace cambiare spesso colore? Un mese vuoi una cosa, l'altro mese ne vuoi un'altra e il tuo capello ne risente perché li tratti male tu, non usi i prodotti giusti? Oppure il taglio di capelli. Ti viene eseguito il taglio di capelli del tuo capello con delle attrezzature che danneggiano ulteriormente il tuo capello. Fai i colpi di sole, fai il colore, non li tratti bene, non usi i prodotti giusti per la tua tipologia di capello, in più ci si mette anche l'attrezzo con cui ti tagliano i capelli. Perché? Magari quell'attrezzo ti sfibra il capello, te lo rende, te lo disidrata ancora di più. Il capello sottile, lo sapete, che è un capello molto delicato, è un capello che si disidrata facilmente, per cui ha bisogno di essere trattato nella maniera corretta. Scusate se suona il telefono, se sentite, ma non posso andare a rispondere, non c'è nessuno che va a rispondere. Cosa succede se vai avanti così? Se vai avanti a farti trattare il capello nella maniera sbagliata, se non lo curi, se non lo sistemi, rischi di rimanere pelata. Proprio così. Non volevo dirtelo. Rischi di rimanere pelata non perché hai problemi di caduta, hai problemi di diradamento. Rischi di rimanere pelata per colpa tua, per colpa di chi ti tratta il capello, per colpa di chi non ti dice quello che devi fare per il tuo capello. Proprio così, rischi di rimanere pelata. I danni che può subire un capello sono numerosi, ok? Possono essere danni meccanici, danni chimici e via discorrendo. Ma un capello sottile ne risente ancora di più. Come abbiamo detto prima, i colpi di sole te li fai schiarire sempre molto, non li tratti nella maniera corretta, non usi i giusti idratanti. Quando te li lavi, cosa fai? Prendi lo shampoo, pac, come fanno tante persone, e via una bella grattata e una bella strofinata, no? Perché magari li hai lunghi, quindi una bella strofinata al tuo capello e lì che il tuo capello diventa sempre più povero, si asciuga sempre di più. E poi il phon, non usi un giusto protettivo per il calore del phon. Insomma, il tuo capello sottile è veramente delicato. Non puoi permetterti di trattarlo come chi ha un capello grosso.
anche chi ha il capello grosso non dovrebbe trattarlo male, ma tu che hai il capello sottile ancora di più. Devi, se vuoi avere un bel capello, se vuoi che il capello ti cresca velocemente, devi rispettare il tuo capello, non puoi trattarlo nella maniera sbagliata. Quindi vi do un consiglio, vi do più consigli: tagliarlo frequentemente. Un capello così sottile, un capello che si sfibra così facilmente, ha bisogno, nonostante tu voglia farli crescere, dici: se io li taglio non mi crescono più. Sbagliato. Un capello che si sfibra così facilmente va sempre tenuto tagliato. Va tagliato spesso, poco, perché giustamente se volete farli crescere va tagliato poco, ma frequentemente, perché la puntina se no si sbriciola, non riesce più a crescere. Lo devi trattare con i guanti. Cosa voglio dire? Devi lavarti la cute, non devi strofinare il capello in questa maniera, devi usare un prodotto che va a pulire ma nello stesso tempo a idratare il tuo capello. Non devi strofinarlo quando asciughi con l'asciugamano, non devi assolutamente puntare il phon e disidratarlo, devi avere i giusti accorgimenti. E se chiami allo 0371 898900, noi ti diciamo come devi trattare il tuo capello sottile, ti diamo tutti i consigli. Non devi esitare, non puoi andare in giro con i capelli che ti ritrovi, con i capelli sfibrati, brutti, opachi e soprattutto capelli che non ti crescono mai. Tu li vuoi lunghi, vuoi averli lunghi e non ti crescono mai. Noi ti diciamo tutto quello che tu devi fare per avere capelli, per farli uscire, a farli crescere e avere capelli belli, sani, lucidi. Quindi non esitare, contattaci e ti svegliamo il segreto per avere capelli wow. Inoltre voglio farvi un regalo. Se cliccate sul link che trovate qua sulla diretta e trovate su tutte le nostre foto, su tutti i nostri post, vi facciamo un bellissimo regalo. Quindi, uno, prendete in mano la cornetta, chiamateci per un appuntamento per avere dei capelli belli, lunghi e sani, lucidi, e chi più ne ha più ne metta. Se vuoi avere un regalo da noi, clicca sul link, lasciaci i tuoi dati chiaramente e noi ti faremo questo regalo. Ora vi saluto, vi auguro buon appetito e ci vediamo mercoledì della settimana prossima. Ciao a tutti, buona giornata!